Taxi! Taxi! Fermati! Taxi! Franco! Franco! Ma che fai? Olivia se n'è andata, se n'è andata, se n'è andata! Era l'unica cosa che potesse fare, poverina! Tu lo sapevi, Flor, lo sapevi e non me l'hai detto. Perché mi hai fatto questo? Perché mi ha chiesto di non dirtelo. Tu dovevi pensare a me, Flor! Come puoi permettere che scappi come una ladra? Ti prego, perdonami! Taxi! Taxi, ferma! Smettila! Ferma! Ma che puoi fare? Fermerò quell'aereo ad ogni costo, ad ogni costo! No, non puoi farle questo, lasciala andare, poverina. È la cosa migliore che può fare, io ti assicuro che la capisco, perché a me succede lo stesso. Ci sono momenti in cui bisogna saper rinunciare. Ma io non voglio che se ne vada, Flor, non voglio che se ne vada. È la cosa migliore, credimi, Franco. Io la amo, Flor. Lo so che tu la ami, però a volte non basta. Non basta. Allora, lasciate che vi prepari una buona cioccolata, dunque un po' d'acqua ed ecco fatto. Avete visto Nicolas? Perché da un po' di tempo è sparito. Ho l'impressione che mi eviti, almeno un po'. Che ne pensa? Ma toccami un'altra volta e ti taglio la mano, poi voglio vedere come lo giri quel latte. Perdonami, tesoro, resterai ancora per molto qui? No, il tempo necessario. Bene, adesso vado perché devo darmi da fare per i preparativi di Miss Passaggio dei Baci. Ma dormo presto! No, io questa non la sopporto più, adesso basta! È tutta matta. Buttalo, non mangiarlo, bevi solo la cioccolata, per favore, buttalo! Sì, sì, d'accordo, ma neanche per qualche suggerimento. Va bene, qualunque novità mi chiami, grazie. Ma che fai? Qualche novità su Flo... Franco? No, né di Flo Franco, né di Rom Tom, oh. Né di Mart... Perché? Buongiorno. Ciao. Dunque, a quanto pare voi due non avete dormito in questa casa. Non accetto insinuazioni, abbiamo pianto e camminato per tutta la notte, chiaro? Olivia se n'è andata per sempre. Ma no, non ci credo davvero. Mi dispiace, stavate così bene insieme, no? Beh, mi dispiace davvero tanto, Franco. Beh, la vita, gli amori impossibili sono così. Alcuni fuggono via, altri si sposeranno presto. Perdonami, stai per caso insinuando qualcosa? Parla chiaro, avanti. No, no, non sto insinuando niente. Dico semplicemente che è più facile quando uno non può sposarsi con qualcuno che si sposi con un'altra persona e risolva il problema. Sì, 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 potrebbe essere. Scusate. Pronto? Ah, sì, per fortuna hai chiamato. Se hai bisogno di cibo, bevande, toast o qualsiasi altra cosa, qui c'è tutto. Scusate mia interruzione, ma mentre io pulire tutto, vi visto cosa molto strana. Essere lettera di Olivia. Dice così. Cara mia famiglia, spero di non avervi intristito troppo con mia partenza. Io ne sto... Per favore, pietà, qualcuno le tolga quel foglio dalle mani e lo legga. Qualcuno che almeno sappia leggere. Mia cara famiglia. Spero di non avervi addolorato troppo con la mia partenza. Io ne sto soffrendo, ma è giusto così. Prendetevi cura del mio amore, l'uomo più dolce che c'è e che merita il meglio. Oh, che vi voglio bene, Olivia. Franco, aspetta. No, lascialo andare, Massimo. Ha bisogno di sfogarsi un po'. Povero ragazzo. Beh, mi spiace per Olivia, sei a pezzi, vero? Non mi sembra tu stia meglio di me. Com'è possibile che non mi ricordo di niente? È successo qualcosa con Valentina o non è successo nulla? E se è successo, la domanda è... Le sarà piaciuto? Mi sarà piaciuto, perché non è che a me Valentina... Non lo so, Nicolas, parlane con lei. Ehi, Franco, so tutto di Olivia. Che stai facendo? Beh, ho bisogno dei tuoi vestiti. Sto facendo un cambio di look e le tue cose mi stanno bene. Ma mi servono, Martin. Quella è roba mia. Ma dai, e perché? Per un giubbotto? Non fare il ragazzino e toglitelo, avanti. Allora tieni, prendi, ecco il tuo tesoro. Prenditelo, non preoccuparti, troverò di meglio. Non ho mai conosciuto una persona più egoista di te. Te lo chiedo per favore, Franco, se stai male, sfogati con me che sono l'adottato. Però non con Martin, no, non con Martin. Siete tutti nervosi, sì, bravo, vattene anche tu. Pronto? Perdonami, amore, perdonami. Dove sei, Olivia? Cosa cambia? Lontano. Perché scappare? Perché, amore, dimmi perché? È stata la cosa migliore, Franco. Credimi. Ma io ti amo, Olivia. Anch'io ti amo.
No, 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 non chiudere. Non chiudere. Ti amo, Franco. Pronto. Pronto! Perché ha chiuso? Perché ha chiuso? Ne ho abbastanza di questi toast fatti di gomma. Sono immangiabili. Com'è possibile? Invece di lamentarti, renditi utile. Questo è quello che abbiamo, quindi non lo criticare. Io vorrei andare in vacanza, fare qualcosa, ecco. E come? Non abbiamo neanche un soldo. Salve. Ci sono i toast, è vero? Perché indossi i vestiti del conte oggi? Sai, è che io ho bisogno di roba più da adulti, alla moda. E visto che non ho soldi, li chiedo in prestito. E dovevi svaligiare proprio il guardaroba del conte. Togliti avanti, quei vestiti. Flor, non ho altro, che vuoi che sia? Martin, andiamo in piazza, ti va? No, andiamo a pescare. Ottima idea. Ma voi due siete impazziti? Che vi prende? Ho la faccia da bambino, per caso? Per favore, andateci voi. Cosa prende a te, semmai? Già, noi ormai andate è un a uomo. Giocare con le automobiline. Io ormai sono non adulto. Non rispondere così, Martin. Ti sembra il modo? Flor, sono cresciuto, quindi basta. Ma sta zitto. Bene. Oggi siamo numerosi, eh? Eh sì, puoi scegliere madrina, padrino, damigelle d'onore. Ci siamo tutti. Visto che siamo tutti qui riuniti, voglio approfittare di questo momento per darvi una bella notizia. Ti ascoltiamo, amore mio. Bene. Ti ascoltiamo, vita mia. Dunque su, io... avanti, che aspetti? Dillo che vuoi sposare Delfina, dillo. Cosa? Oh mio caro, tesorino mio, che bello. Che no, bello. No, 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 c'è un errore, no. Io volevo solo dirvi che è finita la guerra nel Carico Ragan. Finita la guerra. Ma è meraviglioso. Sono molto felice. Questo significa davvero felicissimo. Che ti sbloccheranno tutti i conti, tesoro. E che saremo di nuovo milionari. Certo. Esattamente. Non abbiamo più problemi economici. Bene. Ma e tu il matrimonio da dove l'hai tirato fuori, cara? Questa sì che è una grande era notizia. Solo un sia. Sì, ma di cattivo gusto. Salve a tutti. Salve. Sì, ma che magnifica sorpresa. Dimmi, che cosa ci fai qui? Che c'è? Sei venuto a festeggiare la pace nel Carico Ragan? Lo sai, vero? Sì, 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 certo che lo so. No, 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 io sono qui per un'altra cosa. Faccio in un momento. Noi dobbiamo andare in città. No, 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 non sono qui per te, sono qui per i ragazzi. Vista la situazione, ho pensato che potremmo fare qualcosa insieme. Sì, sì, va? Non è un problema, vero? No, si stavano annoiando. Guarda ora come sono felice. Che ne dite, ragazzi? No, eh? No, 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 non possono venire i ragazzi. No, non possono perché venire. Perché no? Perché? Perché non avete visto com'è il tempo oggi? Tra poco verrà giù una acquazzone. Ma se c'è un sole che spacca le pietre? Ah, davvero? È cambiato il cielo, però fa molto freddo, molto allora freddo. Allora si metteranno guanti, sciarpa e cappello. Qual è il problema? Io non capisco. Io, assumendomi le mie responsabilità, dico, qual è il problema se i ragazzi escono, si divertono e si allontanano da questa casa? Oh, no. Perché no? Su, perché? Dici perché? Perché... va bene, ma non fate tardi. Non fate tardi. Allora andiamo ragazzi, andiamo, ciao Martin, a tutti. Martin, tu non vai? Flor, vuoi smetterla? Ma non mi ascolti allora. Aspetta. Questa camicia la conosco. Anche questa, eh? Questi sono i miei vestiti, scusa. Sì. E adesso che facciamo? Non avendo soldi, te li ho presi in prestito. Poi ti rendo tutto, ma eh? Io ciao. Non sopporto chi prende le mie cose. Ne ho ancora 48 da finire. Tu stai scherzando, spero. Fai bene il tuo lavoro, chiaro? Vediamo cosa abbiamo di pronto per le lezioni di Miss Passaggio dei Baci. Che abbiamo fatto? Che avete preparato? Se ti riferisci ai manifesti, sono pronti, tranquilla. Bene. Non so se potremo contare su Franco. Per la storia di Olivia sta davvero male. È davvero. Stato davvero un brutto colpo. Beh, bisogna per tirar tutti. Fuori la grinta. Dobbiamo rallegrare il passaggio alla scuola. Sì. Non bisogna abbattersi. Sembrate sì, tutti addormentati. Hai ragione tu. Martin, ciao. Ciao. Hai ricevuto il mio messaggio? Quale messaggino? Io voglio solo la tua bocca, che? Amore. Ehi, ma che fai, Martin? È che mi fa impazzire. Lasciami, non sei matto. No, vorrei sprofondare sottoterra e sbucare in Indocina. Io l'ho sentito con le mie orecchie. Dimmelo se sto sbagliando. Lui ha parlato di sposarsi e invece poi ha tirato fuori questa storia della guerra. Io non capisco, l'ho ascoltato io. Si sposava o no? L'ho sentito e co... Flor, vorrei parlare con te. Beh, la gente vorrebbe tante cose. Certamente a volte i desideri non si avverano. E ciò che si vuole non si ha. Mi stai sottovalutando perché io voglio sapere da dove hai tirato fuori la storia del matrimonio. Primo, non sto sottovalutando nessuno. Secondo, l'ho sentito con le mie orecchie. Quindi non fare il furbo, ti ho sentito. Ho sentito che dicevi che avresti sposato Delfina. Quindi non venire qui a rigirare le frittate, capito? Ma è stato un malinteso. Allora posso stare tranquilla. Se è un malinteso va bene. Per malinteso si fa un matrimonio. Malinteso di cosa? Flor, è stata una sciocchezza. Non mi sposerò con Delfina.
E a me che importa? Quando mai mi è interessato se ti sposi o no con quell'ipocrita di Delfina? Ma per favore, a me quello che ha dato veramente fastidio è come mi hai trattato, perché mi ha detto delle cose che mi hanno fatto veramente male. Solo tu stai male. E io? Io allora? Ti avevo detto solo di non chiedere niente a Segundo. E la prima cosa che fai è chiedergli i soldi. Cosa? Ma tu hai la testa sulla luna. L'unica cosa che ho fatto è cercare di risolvere il problema. Dimmi la verità. Volevo che riavessero la luce. Fatto, risolto. Sì, sì. E i ragazzi avevano la luce, quindi piantala con le tue storie. Va bene, dimmi la verità. Dimmi che è stato Segundo a darti i soldi. Dimmelo. Non dico proprio niente a chi si comporta come te. Io, sai che c'è? Adesso ti risolvo il problema e sai come, te lo risolvi da solo. Flor, sono arrabbiata. Allora, visto che tu inventi tutto, continua ad inventare. Se me lo sto inventando, allora dimmi chi ti ha dato i soldi. No. Dimmelo. No, e adesso vatti a chiarire le idee per bene da un'altra parte. Fuori! Ehi, ma che è successo? Allora? Allora? Allora, niente. Oh, ma guarda che bello, guarda come... Come sei agghindato per uscire col mio cuginetto. Che eleganza, eh? Bene, bravo, elegantissimo. Si può sapere perché mi fai questo? Ma che ti prende? Perché? Che ho fatto? Perché credevo che noi fossimo amici, compagni di vita. Come puoi tradirmi in questo modo? No, ma io non ti sto tradendo. Andiamo a fare shopping e basta. Basta. Sì, certo che a te basta metterti un'esca e abbocchi come un pesce. Ma cosa stai dicendo? Di che parli? Cosa sto dicendo? Parlo del fatto che noi eravamo amici. C'era affetto tra noi, no? Sì. C'era una promessa, un accordo. E questo per te non vale niente? Arriva mio cugino, ti fa due regalini, qualche soldino e tu abbocchi come un merluzzo. Ti sembra giusto questo? No, ma è solo una passeggiata, nient'altro. E nient'altro, certo, ma certo. Sì, ormai a quanto pare in questa casa va di moda uscire con mio cugino e nessuno vuole stare con me. Guarda che stai fraintendendo le cose. Basta, vai, lasciami solo. Vai da lui, io rimarrò da solo. Allora, potremmo fare un palco molto grande, grande e pieno di flower. Conosco qualcuno che può costruirlo. Io vado perché ho una cosa importante da fare. Che devi fare? Una cosa. Come una cosa? Che cosa? Mi piace, più colori, eh? Bello. D'accordo. Ehi, basta, non esagerare, ci sono già troppi colori. Non è mica carnevale. No, non lo sarà affatto, sarà uno spettacolo super beautiful. Franco, stai bene. Franco, se hai bisogno di qualcosa, conta su di noi, sì, ok? Sì, grazie. Smettila, Martin, falla finita! Ma perché? Stiamo insieme, ci amiamo e... Sì, ma sei insopportabile, esagero! No, non esagero, se ci amiamo, ci abbracciamo... Stai fermo lì, non voglio che tu mi stia appiccicato, basta! Chi ti ha dato questi vestiti? Ma che ti prende? Che mi prende cosa? Sono un uomo, vesto come mi pare. Senti, Franco... Io devo essere sincero con te. Il fatto che Olivia sia andata via mi ha... Beh, insomma, tu mi capisci. Ma prima di tutto sei mio amico. E voglio che tu sappia che sono con te e puoi contare su di me. Grazie, Faccia. La verità è che anche a me ha fatto male. Mi sento molto solo. Vuoto, non so, stranissimo. Spero di trovare una ragazza che mi faccia perdere la testa. Così almeno potrò dimenticare Olivia. Mostasian, Katavian. Bala Kazavasian. Sì. Katavian, Kalavian, Kalavian. Signore, il nostro popolo è contento. Che allegria, feste popolari da tutte le parti. La pace è di nuovo fra la nostra gente. Il nostro popolo è felice. Evaristo, i ragazzi? Sono con suo cugino, Segundo. Adesso si vendono per due soldi. Traditori. Tutti sono dei traditori per due. Vado io. Aspetta, vado io. Penso io. Che c'è? Come va? Cercavo Flor, ma se ci sei tu è lo stesso, anzi meglio. Dunque, allora... Che vuoi? Che voglio? Io l'ho detto a Flor e lo dico anche a te adesso, visto che sei qui. Non c'è problema per i soldi, sono risparmi e per ora non ne ho bisogno, capito? Aspetta, di cosa stai parlando? Come di cosa? Io volevo dare più soldi a Flor, però non li ha voluti. Lo sai com'è fatta. Intanto prendi questi, Massimo. Me li ridarai quando potrai. Ciao. Ma... Allora, ecco... È lui che ha dato... E io che pensavo che gli avesse chiesti a... Ah, Evaristo, vorrei sparire.